benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Una puntata questa dedicata soprattutto ai riconoscimenti dati in questi giorni dal Consiglio regionale a numerose entità del territorio, a partire dalla targa che è stata consegnata alla centrale operativa del 118 di Pistoia, la cosiddetta Cross, che si è distinta soprattutto nel corso dei mesi più difficili della pandemia. Per gli ottimi risultati ottenuti dalla centrale operativa diventata riferimento nazionale come Cross, questa è la motivazione che ha portato il Consiglio regionale ad assegnare una targa alla centrale operativa del 118 Pistoia Empoli, il cui ruolo è stato fondamentale durante i mesi più difficili della pandemia. La cerimonia si è svolta nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. A consegnare il riconoscimento al direttore della centrale operativa Piero Paolini è stato il presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo. Un riconoscimento molto molto gradito, molto apprezzato da tutti gli operatori. È un riconoscimento, un alto riconoscimento, e per questo voglio ringraziare il Presidente Mazzeo, ma anche tutto il Consiglio regionale, perché veramente per noi ha un valore aggiunto dopo tutti gli sforzi. Devo dire che non siamo i soli, perché accanto a noi ci sono molti operatori, molti volontari che operano magari anche con attività che hanno una visibilità minore e che fanno un lavoro egregio anche su tutto il territorio regionale. Questo è un riconoscimento a un'attività di punta, perché è quella magari ha più visibilità anche sui media e che esce da confini regionali. Siamo stati gli attori di sfide importantissime durante la pandemia. Ricordo che noi abbiamo fatto operazioni di Medevac, che vuol dire trasferimento di pazienti gravi, molto gravi, tutti a terapia intensiva, con la maggior parte con il Covid, ma poi anche pazienti che sono venuti dall'Ucraina, pazienti dalla Turchia, pazienti dalla Libia. Insomma, un'operazione che ha riguardato quasi 1000 pazienti, che è la più grande operazione che c'è in letteratura dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi purtroppo siamo stati artefici, anche spettatori di eventi che hanno travaricato anche il puro immaginario di pochi anni fa. Ho proposto al Presidente del Consiglio regionale di riconoscere il valore straordinario che ha questa centrale, perché non solo durante la pandemia, ma in tutti i momenti più difficili, non solo nel nostro paese, ma più in generale per quella che è la solidarietà del nostro paese nel mondo, come è successo recentemente alla Turchia, il cuore della risposta italiana è a Pistoia, nella centrale 118 di Pistoia Empoli, diretta dal dottor Paolini, che svolge appunto una funzione di supporto sanitario sulle maxi emergenze. Ci rende orgogliosi non solo di essere pistoiesi, ma dimostra quanto è grande il cuore della Toscana, un cuore fatto di solidarietà concreta e fattiva. Questi uomini e queste donne ci sono sempre per dare mano nelle situazioni più difficili. Penso che fosse il minimo che il Consiglio regionale, che rappresenta tutti i toscani, dicesse a loro il grazie con un riconoscimento che non è solo simbolico, ma che vuole dire che la Regione continuerà a investire in una risorsa strategica per l'interesse nazionale. Non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza, perché vogliamo che quell'esperienza, la centrale unita al 118, venga potenziata nell'area del Ceppo. In questi anni è nata una sinergia fortissima fra la città, il territorio e i servizi che la centrale operativa offre, non soltanto in caso di calamità ed emergenze locali, quanto invece in caso di emergenze nazionali o addirittura internazionali. La nostra centrale è un fiore all'occhiello e Pistoia è stata individuata a livello nazionale dalla Conferenza Stato-Regioni come una delle due centrali per le maxi emergenze insieme a Torino. Per questo motivo, essendo oggi aperta la discussione sul futuro dell'area del Ceppo, riteniamo strategica quella scelta, questa opportunità, e quindi oltre al plauso
al dottor Paolini che ne è il direttore, ai volontari e alle volontarie che tutti i giorni garantiscono all'Italia un punto di riferimento costante ad ogni orario del giorno e della notte in caso di emergenza. Vogliamo anche riprendere il filo dello sviluppo di questa centrale su Pistoia, perché la Toscana se la debba tenere e perché la Toscana diffusa, di cui tante volte parla Gianni, non sia solo per le opere d'arte pur importanti, ma anche per le funzioni da distribuire sul territorio. È un riconoscimento importante, dietro a questo c'è la volontà di implementarla sia nel software che nell'hardware, quindi formazione, tecnologia per le persone che ci lavorano e anche nelle strutture. C'è questa possibilità nell'area del Ceppo che ospita attualmente la sede, è un cantiere, quindi spero si pensi tutti insieme con la Regione ma anche con il Ministero tutte le azioni possibili per implementarla. Alle persone che ci guardano e che la stampa in questo momento racconterà la Cross, sappiano che quando c'è una maxi emergenza nel proprio paese ma anche all'estero, sono le prime persone che si attivano e fanno arrivare lì i volontari e i vigili del fuoco piuttosto che i nostri militari, e dal Pistoia viene coordinato per tutto il paese ma anche per all'estero azioni di questo genere. La centrale non è nata per volontà dell'istituzione regione, ma è stata attribuita alla Regione Toscana dalla Conferenza Stato-Regioni, dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, perché a Pistoia abbiamo avuto, per il lavoro quotidiano di tante donne e di tanti uomini del volontariato, operatori sanitari diretti da Piero Paolini e dal suo staff, l'origine e la creazione di una struttura che è unica nel suo genere e anche un modello da replicare in altre parti del nostro paese. Una centrale che è in Italia quella più operativa sulle maxi emergenze, oltre a Pistoia abbiamo solo Torino, ma che sappiamo essere già stata coinvolta non solo sulla pandemia, dove ha operato ininterrottamente per 2 anni, ma sulle grandi emergenze internazionali, da ultimo il terremoto in Libia, ma pensiamo all'accoglienza dei migranti o il terremoto in Albania qualche anno fa. Quindi una centrale che davvero sta assumendo un'importanza internazionale, che viene presa a riferimento anche a livello europeo e che giustamente stamattina il Consiglio regionale ha celebrato insieme a un sentimento di autentico di profonda gratitudine. E a proposito di riconoscimenti da parte del Consiglio regionale, consegnato il gonfalone d'argento ai bandierai degli Uffizi con una cerimonia in Palazzo del Pegaso e anche uno show che era stato organizzato prima della consegna. Il gonfalone d'argento, la più alta onorificenza del Consiglio regionale, è stata consegnata in Palazzo del Pegaso ai bandierai degli Uffizi, che sono parte integrante del corteo storico della Repubblica Fiorentina e del calcio storico. In 50 anni di storia i bandierai degli Uffizi si sono esibiti in tutto il mondo, apprezzati da innumerevoli istituzioni nazionali ed internazionali, e in veste di ambasciatori della città hanno partecipato a feste ed eventi esponendo con orgoglio il giglio rosso in campo bianco. È il nostro modo per dire grazie ai bandierai degli Uffizi per portare in alto il nome di Firenze e della Toscana nel mondo. Il gonfalone d'argento è il massimo riconoscimento che il Consiglio regionale della Toscana offre a personalità, a gruppi che portano in alto il nome della Toscana nel mondo. La storia di 50 anni, la capacità anche di sapersi innovare, il modo di saper raccontare le tradizioni della Toscana. La Toscana è una delle terre più belle ci sono al mondo, e la loro capacità di saper non solo sventolare una bandiera ma anche raccontare le nostre tradizioni è qualcosa che abbiamo voluto premiare con questo riconoscimento. È un'emozione fortissima, un riconoscimento importantissimo, la regione, che il Consiglio regionale della Toscana che ci premia per 50 anni, 50 anni di attività ininterrotta. Quindi un premio che va non solo a chi è in costume oggi, ma a chi è stato in costume in questo percorso, in questa storia. Noi abbiamo rappresentato, oltre alle tradizioni fiorentine, Firenze e l'Italia nel mondo, in occasione di importanti eventi anche sportivi come i mondiali di calcio nell'86 e
a Città del Messico e altre occasioni. Siamo conosciuti in tutto il mondo ed è la forza dei volontari che prendano un tamburo e una bandiera e si sentano così a rappresentare Firenze, veramente la Toscana, in giro per il mondo. Grazie ancora al Presidente e a tutto il Consiglio regionale. In Consiglio regionale spazio pure alle iniziative di solidarietà come il calendario di Cure to Children che è stato presentato proprio in Palazzo del Pegaso alla presenza del Presidente del Consiglio regionale della Toscana. Vediamo. È stato presentato in Palazzo del Pegaso il calendario 2023 della Fondazione Cure to Children, dedicato quest'anno a Miss Italia Toscana con gli scatti realizzati da Giovanni Rastrelli durante la finale dell'edizione 2022 andata in scena lo scorso settembre a Casciana Terme. Un appuntamento annuale che si svolge qui presso il Consiglio regionale, anche perché la Commissione Sanità del Consiglio regionale da anni segue la nostra attività nel mondo. Come tutti sapete, sono ormai oltre 16 anni che curiamo bambini in paesi poveri, in paesi emergenti, e dove i nostri progetti hanno dato davvero risultati molto lusinghieri. Il calendario di quest'anno è dedicato a un progetto molto ambizioso, perché lo scorso anno, a giugno, siamo stati in Camerun, dove abbiamo fatto nascere una collaborazione con un centro pediatrico locale. E ci siamo fatti carico di 100 bambini inizialmente, 100 bambini oncologici. Immaginate voi che impegno è per noi, ma siamo sicuri che questo progetto rappresenterà per noi, per la Cure to Children, per i nostri sostenitori, l'apice del nostro successo, perché portare l'oncologia pediatrica in Camerun, dove non è garantita neanche una corretta diagnosi, potete immaginare voi che quanta gratificazione abbiamo noi, genitori della fondazione, ma anche lo staff medico, per aver portato l'oncologia pediatrica in un paese così in difficoltà come l'Africa. Sì, un'iniziativa che si rinnova nel tempo, che viene confermata nel sostegno della volontà del Consiglio regionale della Toscana, perché è una iniziativa che supera i confini della Toscana, che mette i bambini al centro, che porta un messaggio di speranza in condizioni di vita di tanti bambini che magari non hanno le opportunità che i nostri hanno, quindi è un messaggio che coniuga lungimiranza, solidarietà, ma anche tanta filantropia, e quindi io credo che in questa dimensione ci sia tutto il sostegno e tutti i valori della Regione Toscana, quindi del nostro Pegaso, del Consiglio, di una voglia di rinnovarsi e di portare nel mondo un messaggio straordinario fatto da persone che dedicano poi la cosa più importante che hanno nella loro vita, che è il loro tempo, in un'attività del genere. Quindi per noi un'iniziativa che si rinnova, e personalmente anche una dimensione un po' di affetto che prosegue dall'esperienza anche quando io stesso ero Presidente della Commissione Sanità, e quindi mi ritrovo molto in questa iniziativa. Cure to Children è una tradizione importante anche per il Consiglio regionale, questo legame che si rinnova, questa fondazione che porta la cura ai bimbi nei paesi emergenti, tumori, malattie del sangue. Quanto è importante la solidarietà, la presenza, la cura attiva. Dobbiamo soltanto dire grazie, noi che facciamo parte delle istituzioni, donne e uomini, a queste fondazioni che operano in modo così incisivo, così generoso, così in modo così determinante, lasciatemi dire, perché veramente c'è molto da fare per il prossimo. Continuo a dirlo quasi tutti i giorni, la cosa principale che dovremmo fare noi dalle istituzioni è avere proprio la cura verso l'altro. Ecco, cerchiamo di vivere in un mondo così, e fondazioni come Cure to Children ci aiutano a farlo. Questi dunque i principali temi della puntata odierna della Voce del Consiglio. L'appuntamento, come sempre, è per la prossima settimana, per seguire tutte le attività dell'Assemblea regionale, sempre ovviamente su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.